un pochino più grande del solito. Ok, allora, come mai il titolo Come salvare la tua anima? È un po' particolare come titolo, ma sappiamo che tutte le tue opere sono appunto un po' particolari. E il titolo nasce in modo curioso. Questo è il primo libro dove, quando io l'ho ideato, ho pensato prima alla fine e poi lo sviluppo del racconto. E quindi in realtà io avevo ben chiaro qual era il fine e la fine del libro e dovevo semplicemente sviluppare una trama. I personaggi sono nati dopo, tutto è nato dopo. E poi trovare un titolo a un libro così era un po' difficile, perché poi quando avrai occasione di leggerlo e avrete occasione di leggerlo capirete che è un libro che ha varie chiavi di lettura. E in quel momento ho avuto una doppia ispirazione. Una dai manuali, perché io scrivo anche manuali, e spesso nei manuali, per invogliare il pubblico, si inizia con la formula come imparare a fare quello. E poi,